Tovaglioli, buongiorno! Bentornati sul canale del Club della Tovaglia per questa terza puntata del Localizzateli! Oggi parleremo di un titolo che ci siamo informate, sto giro ci siamo informate, abbiamo chiesto a tutti quanti. Il nostro spacciatore ludico di fiducia, Andrea, del Dungeon Story di che Bologna, salutiamo. Ha confermato, quindi se questa cosa che stiamo per fare non è vera, prendetevela con lui, grazie. E comunque, ad ogni modo, ragazzi, oggi vi parleremo del nostro terzo titolo, Localizzateli. Come avete notato, siamo rimaste un po' fuori dai video nell'ultime settimane, perché, insomma, stiamo partecipando alle Twitch Pitch. E quindi stiamo presentando il nostro nuovo gioco, ormai lo possiamo dire, Talpe. Si chiama Talpe col punto esclamativo. E se state seguendo questa puntata, mi raccomando, votateci nella puntata del 14 aprile 2021 alle ore 21:30 sì, sul canale votate Talpe Twitch di Dungeon Cast. Così vi potremmo far vedere il nostro bellissimo gioco. Comunque, dopo questa parentesi pubblicitaria, ragazzi, andiamo a parlare del titolo che abbiamo scelto per la rubrica del localizzato. No, io non ne voglio parlare. Prima dico a tutti di iscriversi. Se non vi iscrivete al canale, io non vi faccio più video. E allora l'applauso ti fanno. Allora parliamo del titolo che secondo noi merita tantissimo la localizzazione italiana. Ragazzi, io te l'avevo detto che quella luce non andava bene. Petrichor! Guarda che è tutto offuscato, guarda che invece no, proprio la goccia risalta tantissimo. Petrichor, in italiano sarebbe petricore, che è l'odore della pioggia sul suolo asciutto. Sapete il tipico odore della pioggia? Ecco, quindi questo gioco si chiama Petrichor. Benissimo, è un gioco che di cui adesso andremo a vedere i componenti. Prima di farlo vi ricordiamo, oltre ad iscrivervi al canale, come vi ha detto l'Elisa, di seguirci sui social, su Facebook, su Instagram. Ogni tanto appariamo anche su TikTok. Poca roba, Se volete venire a dare un'occhiata. Ma ci sono tre persone che ci seguono. C'è Strega che sta... Scusate, abbiamo dei gatti non tanto normali. Quindi dopo questo andiamo a vedere cosa c'è nella scatola di... Petrichor! Allora, pronti per farvi vedere cosa c'è nella scatola di questo bellissimo Petrichor. Intanto andiamo a vedere il gioco che è edito dalla Ape, sempre quella famosa casa editrice con il gorillone gigante. Il gioco è da 1 a 4 giocatori, dai 10 anni in su, per più o meno 20 minuti a giocatore, quindi in due è un gioco da giocare. Ma guardiamo cosa c'è all'interno di Petrichor. Allora, abbiamo il rulebook, regolamento, totalmente in inglese, con numerosi esempi, fatto molto bene, è l'unica cosa totalmente in inglese, ragazzi. Poi abbiamo il tabellone, doppia plancia, per un gioco breve, il fatto di 4 turni, oppure il fatto di 6 turni. Poi abbiamo un fogliettino per i nostri amici non italiani che giocano con noi. Non italiani. Non inglesi che giocano con noi. Abbiamo le carte azione, che sono quelle principali del gioco, degli schemi riassuntivi, le carte per l'automa, perché si può giocare anche in solo. Sono quattro tipi di carte. Inverno, estate, cioè inverno, con, estate, le, primavera, con gli agenti atmosferici, pioggia, esatto, sì. Neve, vento e sole. Poi abbiamo queste qua, che rappresentano delle coltivazioni. Si andrà a comporre, in base al numero di giocatori, una plancia con queste tessere. Queste sono le varie tessere. Ecco qua, mi sono cadute. Poi abbiamo, vai cara! Allora, poi ci sono ovviamente i colori dei giocatori, in quattro tipi di colori, con un bellissimo giallo ambrato, un rosso, ovviamente vi farò vedere il verde. Guardate bene, sono delle gocce di pioggia, perché noi in questo gioco saremmo le gocce che fanno nascere determinate ecco cose. Qua, guardate che spettacolo! In vetro. Bellissime, sono in vetro. Poi abbiamo le nuvole, le cose abbiamo parlato più della pioggia, esatto. E quindi parliamo delle nuvole. Qua dentro andranno inserite... Le nuvolette. No, lì dentro vanno inserite le gocce. Ma queste sono le nuvolette, sì. Ok? Ma lì dentro vanno le gocce! Ho capito, dobbiamo sempre litigare! Qui ci sono i fulmini, che andranno inserite, incastrate nelle nuvole, per farle diventare tempestose.
Poi qui abbiamo dei dischetti di legno, di legno, sì, di legno, dei sì, vari colori dei giocatori. Non un attimo, adesso vi faccio vedere subito, che sono questi qua, che sembrano delle caramelline, come potete notare. Ci sono questi più grandi piolini che servono per i punti vittoria. Questi piccolini invece andranno a sviluppare una sorta di azioni asta durante una fase sono del i dischetti gioco. Votazione. Esatto. Voto. Votazione. Ma come parlo non oggi? Non lo so. Poi, ragazzi, il segnalino primo giocatore, che è questa bellissima nuvoletta qui. Poi c'è il dado, dado che serve per... solo nella modalità in solo. Non vedo come si infila. Questa qui. Poi abbiamo i veri e propri semi delle varie piante. Allora, questi sono gettoni speciali che vanno utilizzati solo nel gioco a 3-4 giocatori per un determinato numero, per una determinata pianta. Mentre questi qua sono quelli che si usano normalmente durante anche il gioco a 2. Tac, questo doppia qua, faccia. Un doppia faccia. Germoglio e germoglio pianta e la pianta. Poi abbiamo i tre dadi. Li sistemiamo con calma. Eccoli qua. I dadi raccolta. Questi dadi rappresentano, hanno raffigurato il tondino, il gettone votazione che vi ho fatto vedere prima, questo in 1, in 2, in 3 e in 4, e poi ci sono le foglioline che sono proprio la raccolta, la fase raccolta. Esatto. Questi tre dadini saranno poi utilizzati, adesso vi faremo vedere come. La scatola ha un bellissimo inserto, ogni roba ha il suo posticino molto carino e meraviglioso. E adesso, il fulmine, non l'abbiamo fatto vedere. Ma sì, io l'ho detto del fulmine, però se volete facciamo vedere come diventa la nuvola tempestosa. La nuvola tempestosa diventa... Ecco, c'è una sottile fessura dove voi dovete inserire il fulminino. Eccola là, la nuvola pronta ad esplodere. Ed è già bello così. Adesso andiamo a vedere come una si gioca. Panoramica del gioco, esatto, vi faremo vedere più o meno come si gioca. Questo è come si presenta il gioco giocando in due giocatori. Abbiamo... Si costruisce una plancia 3x3, si tolgono gli angoli in alto a sinistra e in basso a destra. Per comodità. Oppure questo e questo, insomma, fate come per comodità abbiamo messo così perché le nostre potenti mezzi ci permettono di avere solo questo tipo di inquadrature. Notare che vi vogliamo bene, quindi io ho messo i miei componenti di colore giallo proprio sul giallo limone. E io i verdi proprio sul verde del lime. Altrimenti che club della tovaglia siamo? Una nota di merito a questo gioco che io apprezzo veramente tantissimo è che le tessere, adesso ne prendo una per farvelo vedere, hanno le caratteristiche, quindi quello che un giocatore deve ottenere durante la propria partita, scritte sia da un lato che dall'altro. In questo modo le persone non devono diventare matte a girare il collo così se si trovano dalla parte opposta del tabellone. Questa è una cosa che io amo tantissimo in questo gioco. Lo dovrebbero fare in tutti i giochi. Ok, abbiamo pescato quindi casualmente i tipi di coltivazione che bisognerà far crescere. Lo scopo del gioco è appunto cercare di raccogliere quanti più punti in raccolta possibili e vincere così la partita. Che cosa si fa? Allora, innanzitutto si stabilisce il primo giocatore, facciamo che Lenny, poverina. Io ho paura che caschi il telefono. Fa niente. 3, 4, 5, 6, 7 carte a Lenny, il secondo giocatore prende 8 carte, se ci fossero 3 giocatori il terzo prende 9 carte e via dicendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Molto bene. Dopodiché sono le carte. Lenny nel suo turno semplicemente dovrà fare un'azione oppure passare. Le azioni, come vi avevamo detto, sono riassunte in questa carta. Faccio vedere qua. Io non avrei usato tutta questa luce oggi, ma vabbè. Non si vede una mazza di niente. Tanto non sanno l'inglese. Qui ci sono le azioni delle carte, ci sono le azioni della ruota della meteorologia, non so come chiamarla, e qua le varie fasi. No, in realtà non è proprio le stagioni in realtà. Comunque, allora, ad ogni modo, allora, io... Prima di tutto, visto che è il primo round, abbiamo messo la plancia da 6 turni, ma in realtà ve ne faremo vedere mezzo. Esatto. Posso tirarli io i dadi? Tiro i dadi. Benissimo, sono venuti 2 dadi con 4 simboli e un dado con 2. Spieghiamo che cosa servono questi cosi, no? Magari. No, li spieghiamo durante l'azione. Vabbè, allora non ve li spieghiamo.
Allora, nel mio turno io posso scegliere di fare un'azione. Intanto, ogni azione è collegata con la tipologia di carta, quindi il sole farà una cosa, il vento ne farà un'altra, la neve un'altra ancora, la pioggia un'altra ancora. Se per caso voi volete fare un'azione ma non avete la carta corrispondente, potete usare due carte uguali qualsiasi e usarla come jolly facendo quell'azione dell'altra carta. Chissà se si è capito. Ad ogni modo, sì, io vi faccio vedere subito. Usando la carta inverno, quindi la neve, qui, io vabbè, non la fa belli. Comunque neve, comunque, ragazzi, l'azione neve. Io ti uccido, tu me l'hai fatta mettere questa legge. Sono le stesse che sono qua, quindi se usate l'azione neve come carta. Come carta, cosa fa la neve? Mi dice che io posso creare una bella nuvoletta, metterci dentro una mia goccia, ta-dan, così, e posizionarla su una qualunque tipo di coltivazione. Che non abbia già una nuvola sopra. Quindi io, non so, voglio far crescere il caffè, sì, che noi siamo drogate di caffè, quindi posiziono la mia nuvola con la mia goccia d'acqua qui. Questa si scarta e poi decido di votare una di queste, vi faccio vedere, che vi faccio vedere? Ah, puoi farlo vedere anche da qua. Una di queste due azioni, quindi posso votare o proprio la neve oppure quella subito successiva, il sole. In alternativa, se io non volessi dare un voto a nessuno di questi due, che ovviamente ha un'azione corrispondente nel momento del weather effect, della ruota atmosferica, posso decidere di abbassare uno di questi dadi. Decido invece, infatti, di non votare, di abbassare il dado dei 4 segnalini ai 3 segnalini. Questa azione le frutta immediatamente un punto vittoria. Abbassando e questi dischetti, una volta che si è tolto l'ultimo dischetto, mettiamo che questo sia già uno e lei l'avesse fatto, avrebbe ottenuto 2 punti vittoria e inoltre ci saremmo avvicinati alla fase raccolta che in realtà automaticamente avviene alla fine del gioco, ma in realtà avviene anche più volte in base ai giocatori. Se infatti 3 dadi hanno lo stesso simbolo raccolta, harvest in inglese, allora si procederà alla fine del turno alla fase raccolta, ma il turno continua finché tutti e due non decidiamo di passare. Io adesso uso un'altra, metto un'altra nuvola, quindi uso sempre l'inverno, la nuvola la piazzo qua, vai, ah già giusto, voto. Allora, la cosa serve la votazione? Perché alla fine di questa fase, quando noi avremo giocato tutte le carte oppure tutte e due avremo passato, se io passo lei sarà obbligata a fare un'ultima azione, se io passo lei sarà obbligata a fare un'ultima azione, però poi dovrà passare. E si stavo prendendo le tue dita, ci sarà la fase atmosferica. Allora, in base alla stagione votata succederanno determinate cose che non sono le stesse delle carte, sono descritte poi dietro ma ve le spiegheremo poi. Io adesso decido che voglio votare l'estate, il sole. Sì, il sole, il sole. Voto il sole. Benissimo, lei ha fatto le sue azioni e io quindi torno al mio turno e devo giocare un'altra carta e io gioco proprio il sole, questa bellissima carta. Che cosa fa il sole? Il sole mi permette di aggiungere 2 goccioline d'acqua, queste 2 belle goccioline d'acqua verdi, quanto sono belle queste gocce, all'interno di una nuvola in cui ci sia già una mia gocciolina d'acqua, ok? Tac e tac. Le nuvole si ritengono stracolme quando arrivano a 8 gocce. Sì, prima diventano quando sono... Adesso lo faccio vedere. Adesso lo fai vedere te. Ok, quindi adesso ce ne stanno ancora qui dentro. È una nuvoletta poco minacciosa. Decido allora di votare, quindi posso votare o il sole o il vento, quindi quello subito successivo. Oppure il dado. Oppure posso usare il dado, ma invece no, decido di votare il sole perché qui è una sono azioni a maggioranze, quindi si ottengono determinate cose in base a che la maggioranza è non determinata. Sì, a fine del turno, quando tutti passeremo, avverranno solo le due interperie che sono state votate maggiormente. In caso di parità decide chi ha la nuvola, quali interperi affrontare. Però, come vi diceva Lenny, chi ha la maggioranza di voti in quella determinata stagione avanzerà qua, che sono punti di fine partita, perché ha vinto quel tipo di maggioranza. Quindi lei sta già puntando a una cosa più avanzata. Io adesso vi faccio vedere come creare una nuvola tempestosa e come cominciare un po' a scocciare l'avversario. Perché comunque questo gioco ha una bella interazione. Eh sì, si è giocato. Allora, io uso il vento. Che fa il vento? Il vento ti fa spostare una tua nuvola in una zona adiacente del tabellone, ortogonalmente, non si può andare in diagonale. Boom! Io mi scontro con lei. Oh mio Dio, che succederà? Le nostre nuvole si uniscono,
ma il gioco prevede che se una nuvola arriva ad almeno 4 gettoni, essa, 4 gocce, essa diventa tempestosa. Ecco qua il lampo. Cioè, allora, se voi non amate questo gioco, io giuro che vi cancello dalle amicizie, se siamo amici. Altrimenti vi aggiungo tra le amicizie e poi vi cancello. Okay? Ma devo ancora votare. Okay? Cioè, guardate quanto è bella, eh? Devo ancora votare e quindi io voto la pioggia. Perché, come vi dicevo, votando il vento io posso, cioè usando la carta vento, io posso votare o il vento o la pioggia. Benissimo, adesso facciamo... Ma perché ho usato il tuo gettone? Ma la smetti di rubarmi la roba? Cioè, oh mio Dio! È la mia maglietta e i miei gettoni e le mie gocce! Smettila di rubarmi l'anima! Forza! Allora, facciamo vedere l'ultima carta, quindi userò proprio questa, ed è proprio appunto la pioggia. Cosa vuol dire? Come è descritto appunto sempre nella carta di riferimento, la pioggia mi permette di far piovere una goccia da due nuvole in mio possesso. In questo caso io ne posseggo soltanto una, quindi prenderò una mia gocciolina. E adesso piove. E piove. E la farò piovere qui. Lo spieghiamo? O non lo vuoi spiegare? Allora... non so, perché dovrebbe no, ma adesso poi lo vediamo, perché nella fase qua adesso succede quella okay, cosa. Quindi. Benissimo, adesso io andrò a votare la pioggia. Ecco qua. Permette, così vado a rompere le scatole a lei e passo il turno. Allora, vi faccio giusto vedere quest'ultima cosa. Appunto, come dicevamo, io posso usare due carte uguali per fare un'azione che non ho in mano. In realtà ce l'ho, ma è per farvi vedere l'esempio perché vi voglio bene. Uso due carte vento per fare il sole. Quindi il sole dice appunto che devo... sta rubando le gocce. Posso aggiungere due gocce d'acqua qua. Aggiungo due gocce d'acqua qua e voto sempre sole. Perfetto, io tocca a te, facciamo che passi, così facciamo vedere l'altra fase. Sì. Allora, io sono obbligata a fare un'altra azione, ma passo anch'io, perché appunto vi stiamo spiegando il gioco e non stiamo giocando. E quindi passiamo alla fase meteo. Allora, non vi ho detto questa cosa, io ho buttato via tutte le mie carte, ma in realtà dovevo tenermele in mano, ne puoi tenere al massimo 4 in mano, quindi non mi ricordo quante ne avevo, però vabbè, lei ne ha 4. Va bene. La fase meteo. Abbiamo passato a vicenda, a me sono rimaste in mano 4 carte, le altre le ho scartate perché le ho utilizzate, ok? Oh, se metto tutti in scarto. Fai finta che di averle usate. Allora... Nella fase meteo si controllano le due intemperie che sono state maggiormente votate. In questo caso io e Lenny abbiamo votato solamente il sole e la pioggia. Quindi in ordine proprio di freccia, quindi a partire dalla neve, si svolgono le due azioni maggiormente votate. Che voi non lo vedete, ma c'è una freccetta bianca. Allora, se fosse stata votata la neve, così ce la togliamo già, ve lo diciamo, la neve avrebbe trasformato tutte le eventuali nuvole non ancora tempestose in nuvole tempestose, quindi il fulmine sarebbe comparso in ogni nuvola. Ma non è questo il caso. No, noi abbiamo votato il sole. Che cosa fa il sole? Spiegacelo. Non lo so, non mi ricordo che cosa fa. Raddoppi il sole. Numero di gocce su una tua nuvola scelta. Allora, in questo caso noi ne abbiamo soltanto una. Quindi, a partire dal primo giocatore... Io raddoppio il mio numero di nuvole. Non di nuvole, di gocce. Di... Allora, metti altre due gocce lì, va! Quindi metto due goccioline del mio colore, mi confonde. Ma okay, che sono le gocce verdi? C'è la pioggia radioattiva, te! Ma in qualche pianeta ci sarà. Metto altre due gocce. A quanto siamo? Siamo ancora? 2, 4, 6, 7. Ok, guardate adesso cosa succede. La cosa più bella di questo gioco è che vale la pena voi editori di portarli in Italia. Io ne ho tre. Tre gocce, bene, le butto tutte e tre qua. Ma siccome attenzione, la nuvola tempestosa non ce la fa più, è arrivata ad essere colma, colma vuol dire che ha almeno 8 gocce sopra, si svuota, piove. Piove, ragazzi, un bel temporale, si svuota tutto qui. La nuvola sparisce perché ha scaricato tutta l'acqua e attenzione, qua c'è una bella lotta di pioggia, attenzione. Qui abbiamo 2, 4, 6 gocce dell'Elisa contro 5, maledetta, 5 del vabbè, fai vedere prima cosa succede, no? Guarda, ve lo facciamo vedere. Allora, avendo piovuto, quando ci sono abbastanza gocce sulla pianta, questa germoglia, in questo caso... alcune diventano direttamente pianta, non si sa perché, perché sono potenti. Questa invece germoglia.
Però se fatta nella fase sole, ecco qua, esatto, diventa di pianta, quindi in pratica la pianta ha i requisiti necessari per essere cresciuta, perché ci sono quattro gocce. Nel caso in cui le quattro gocce sparissero, nel senso che se ne hanno meno di quattro, la pianta purtroppo muore perché si è avvizzita. E non ha acqua, quindi non cresce. Benissimo, dobbiamo dire qualcos'altro. Nel vento, il vento ti farebbe spostare una tua goccia posta da qualsiasi parte o una goccia dell'avversario in una zona adiacente. Questo può essere abbastanza fastidioso. Sì, soprattutto perché se un giocatore aveva già una sua strategia di gioco, magari vedendosi arrivare altre nuvole da tutti i lati, magari perde la maggioranza in alcune parti della plancia. Infine abbiamo la pioggia, che in questo momento c'è perfettamente inutile per, esatto, come abbiamo giocato, perché tutte le nuvole tempestose create magari appunto nella fase inverno piovono anche se avessero due gocce sopra, sì, quindi, esatto, senza aspettare che siano colme. Noi non ne abbiamo bisogno, e quindi che cosa avviene dopo la fase interperie? Sì, appunto, si danno i punti per le maggioranze, quindi io qua ho vinto la votazione, vado avanti di uno qua che sono punti di fine partita, mi riprendo e lei si riprende. Qua la votazione è pari, quindi tutte e due andiamo avanti. Io mi riprendo il mio. Benissimo. Poi il gettone nuvola, se lei avesse avuto più gettoni di me, l'avrebbe tenuto lei. Se l'avessi avuto io più gettoni nella tavolozza rimasta rispetto a lei, l'avrei preso io. Ma la situazione è rimasta invariata, lei si tiene la nuvola. Quindi io sono continuo ad essere il primo giocatore e poi si ricomincia da capo con il gioco. Se adesso facciamo finta che in realtà i dadi siano capitati così o noi tramite le votazioni li avessimo resi così, per farvi capire come si effettua la fase raccolta, che è quella che poi fondamentalmente vi fa vincere. Esatto. La fase raccolta, si vanno a raccogliere tutte le piante cresciute e quindi si vanno a togliere tutte le gocce da quella tessera. In questo caso si raccoglie qua. Si guarda non la linea germoglio, ma la linea della pianta, perché questo è un caso speciale, gli altri di solito hanno solo una linea, o questo tipo vale in base al numero di giocatori. Questo perché è stata sviluppata durante la fase sole, quindi si guarda chi ha più gocce sopra. Io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E io 5. Quindi il primo giocatore ottiene 10 punti vittoria. Il secondo giocatore, come vedete qua, ne ottiene 5. Dove sono? 1, 2, 3, 4 e 5. Il gettone si toglie e le gocce si riprendono, e in questo caso, quando si passa il turno, quindi all'inizio del secondo round, chi ha la nuvola rilancia di nuovo i dadi. Vedete, in questo caso sarebbe molto più semplice arrivare alla prossima fase raccolta, dipende quanto vi conviene. Se non avete piazzato nulla, non avete nuvole, non avete gocce sulle plance e non avete neanche sviluppato dei germogli, non ha molto senso arrivare subito alla fase della raccolta. Come vi dicevo, il gioco termina al quarto round se state giocando la versione breve, che è semplicemente la plancia a rovescio, altrimenti 6 round, durante i quali poi si calcoleranno i punti vittoria del raccolto. Ah, non vi ho detto una cosa, nell'ultimo round tutte le stagioni si effettuano, basta che ci sia un solo gettone votazione sopra. La fase raccolta avviene in automatico anche se i dadi non fossero raccolta, e in più si sommeranno anche i punti delle votazioni. Quindi se avete beccato sempre la maggioranza con le votazioni, potete anche aggiungere al vostro punteggio ben 36 punti vittoria. È una cosa importantissima, perché cambia il punteggio finale proprio all'ultimo secondo. Cioè, puoi aver giocato benissimo e raccolto un sacco di punti, ma se l'avversario ti ha fregato nella fase meteo... Fa così perché l'ultima volta l'ho battuta in questo modo. Esatto. Benissimo, cari tovaglioli, questo è il nostro Petrichor, la nostra proposta per il Localizzateli. Passiamo alle conclusioni di questo gioco. Ma prima delle conclusioni, non vi ho detto come si pescano le carte. Semplicemente alla fine di ogni turno si riprendono in mano le carte fino ad averne 7. Semplicissimo. Come dicevamo, questa è la nostra proposta per il terzo Localizzateli. A noi questo gioco piace veramente, veramente tanto. Gioco che abbiamo provato in tutte le modalità, quindi sia in solo io, sia in due giocatori spessissimo, sia in tre, sia in quattro giocatori. In quattro è veramente un bordello. In quattro ha un'interazione massacrante. In due diventa quasi un pochino più scacchistico. Sì, in due volendo uno può coltivarsi il proprio orticello. Se l'altro non è l'Elisa.
in quattro è veramente impossibile coltivarsi l'orticello nel vero senso della parola. Cioè, sì, esatto, altro, finalmente si può dire. E... in quattro è impossibile. Quindi, comunque ci si deve accozzare per ottenere delle maggiori. Ha una scalabilità molto interessante, cioè buonissima, quasi eccezionale. Variabile, perché le coltivazioni sono tante e sono diverse e ogni volta verranno, compariranno in modo diverso. Inoltre è uno di quelli che a me piace definire, ma penso anche a tanta altra gente, cioè è un astratto ambientato. Sì. E secondo noi l'ambientazione di questo astratto mi casca a fagiolo, perché ogni azione che si va a fare ha senso proprio all'interno dell'ambientazione. Quindi la nuvola carica, la pioggia, il vento che si sposta, le due nuvole che si incontrano, ha proprio una logica dal punto di vista scientifico. Quindi... non ultimo, è bellissimo a vedersi, perché tutte le volte che noi abbiamo fatto vedere anche solo la scatola, la gente l'ha voluto provare. E... non sappiamo che dirvi, ci piace tantissimo se vi capita di recuperarlo in lingua. È indipendente la lingua dal punto di vista delle carte, a parte... la carta però, riassunto sì. Comunque il regolamento va studiato, non è un gioco che si impara così. Io ve l'ho fatta sembrare semplice, ma in realtà il regolamento sì, ma... ad ogni modo, cari editori, se qualcuno lo volesse localizzare, prendetelo in considerazione, sempre se ci stanno guardando, se non ci stanno guardando ce la sbrighiamo. Cari fan, se invece voi non siete editori, inondate di mail il vostro editore preferito chiedendogli la localizzazione di Petrichor. E non scordatevi di dirvi che vi manda il club della tovaglia. Di dirgli. Va bene, passiamo così poi finale. Passiamo ai saluti finale. Questo è quanto, ragazzi. Vi ricordiamo nuovamente di iscrivervi al canale, di cliccare sulla nostra campanellina per rimanere aggiornati. Speriamo di tornare presto con i video. Siamo un po' in ansia per la finale del Twitch Peach. Votateci! Quindi... 14 marzo Twitch Peach, Dungeoncast. Votate Talpe! Quindi saremo un po' impegnate da questo punto di vista. Ad ogni modo, seguiteci anche sui social, perché giochiamo tutti i giorni, quindi un post al giorno lo facciamo sicuramente con le nostre bellissime tovaglie, Facebook, Instagram e TikTok. Buona giornata e alla prossima!